Siamo con Rocco Neri, storico ambulante di Pavia. Ecco Rocco, parliamo di questo vostro ritorno, anche se sperimentale, qui in Piazza Petrarca. Finalmente il mercato completo. Allora, il mercato, per fortuna siamo rientrati, ringraziamo l'amministrazione che ha capito il nostro problema, perché era dall'11 marzo che non lavoravamo, nel senso che anche se hanno riaperto il mercato è stato preso come se fosse sempre il mercato del mercoledì al sabato, non ha tenuto conto del settimanale, che là al settimanale non c'era nessuno, quindi erano 5, 6 banchi, 7 banchi, non di più. Invece qua, ecco, iniziamo ad essere già una ventina di banchi, insieme alla frutta e agli alimentari, che insomma è un'altra cosa, ecco, uno viene pur mantenendo le distanze. Adesso siamo qua, siamo contenti, anche se non è il lavoro che ormai il lavoro è andato, però voglio dire, è sempre molto più di quello che facevamo la facciamo. Ecco, come sta andando a livello di vendite? Ma a livello di vendite il mercoledì e il sabato è 3 volte quello che facevamo là, 4 volte quello che facevamo là, quindi non siamo contentissimi. E il discorso che c'è ancora qualche operatore che non ha capito quello che ha detto l'amministrazione, quello che è non solo quello che ha detto l'amministrazione, ma anche quello che è il problema del Covid, e quindi noi siamo rientrati qua dando disponibilità di restringerci un po', di mantenere i segni dei parcheggi, eccetera, eccetera, e che qualcuno si è dimenticato, ecco. E i vigili stanno veramente facendo i salti mortali per riuscire a contenere, diciamo, queste dimenticanze a parte di qualche operatore. Ecco, ricordiamo che infatti è una situazione sperimentale, così viene definita dal comune, che può essere rivista, e in teoria se dovessero esserci dei problemi potrebbero rimandarvi ancora nell'area Cattaneo. Allora, il discorso dello sperimentale molto probabilmente l'amministrazione l'ha voluto apposta mettere per puntualizzare che non siamo fuori da questa pandemia e da questo grosso problema che abbiamo in tutto il mondo, non solo. Quello che io vorrei segnalare e pregherei all'amministrazione di tener conto, che il mercato rionale, siamo circa una cinquantina di banchi e quindi non siamo i 100 banchi del mercoledì e sabato, e che se ci riportano là anche i giorni del rionale ci uccidono, perché noi, io come molti altri, dall'11 marzo abbiamo cominciato lunedì a lavorare, a mettere giù per i 4 giorni. Oggi è il secondo giorno, perché martedì era bruttissimo, sono venuto ma non ho aperto, e quindi oggi è il secondo giorno che lavoro, dall'11 marzo, parliamo dei giorni del mercato, che anche se fai poco, fai come facevamo di là o qualcosa in più di quello che facevamo di là il mercoledì e il sabato. Parlo dell'area Cattaneo. Quindi quello che dico è che i vigili vadano avanti con la storia del contenimento dentro le postazioni dei propri banchi, perché il mercato, quando è stato progettato e io ero presente, i segni per terra del mercato, ci stavamo tutti comodamente. È logico che se poi ognuno fa quello che vuole in questi ultimi 10 anni, quindi non questa amministrazione ma anche l'amministrazione prima, del mercato se n'è molto fregata. Quindi un po', perché se tu ti allunghi 10 cm io posso allungarmi mezzo metro, mi allungo mezzo metro. Un po', e poi c'è gente che si è presa anche, cioè mette giù il mercoledì e il sabato, mettendo giù al posto che un posto, al posto dei suoi 14-15 metri, mette giù anche i 30 metri. E i vigili, non essendo più presenti come era una volta sul mercato, che avevamo il vigile fisso sul mercato, veniva a fare il giro, eccetera, eccetera, e questa gente dice, buono, è andato via, finita la spunta, va via, poi se passa è in velocità, eccetera, eccetera. E quindi c'è gente che se n'è molto approfittata, non approfittata, molto approfittata. Cosa che invece in questo momento, essendo molto più presenti i vigili, stanno, al di là del fatto che c'è stata una promessa da parte degli ambulanti di mantenere le cose, ma anche i vigili stanno proprio operando per mantenere questa cosa qua. Quindi bisogna dare atto ai vigili di questa
di questa operazione, diciamo, di controllo su qualche, come lo devo chiamare, irrispettoso, per non dire delle furbetto del mercatino, chiamiamolo così. Ma è più del furbetto del mercatino, perché io voglio dire, un discorso è fare il furbetto del mercatino e invece un discorso è dimenticarsi che c'è gente che è morta, che c'è gente che insomma sta male, è stata male e ci ha rimesso anche non il lavoro ma la vita. Teto News, l'essenza della notizia.